A Teramo prosegue spedito l'iter per l'avvio dei lavori per il restauro e il recupero dell'ex collegio Ravasco. L'edificio di Viale Cavour, di proprietà dell'azienda sanitaria, gravemente danneggiato dal sisma del 2016. L'importo complessivo dei lavori della durata di 24 mesi ammonta a 3,7 milioni di euro, contributo concesso dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione. Siamo riusciti finalmente a definire il quadro economico-finanziario grazie all'Ufficio Speciale di Ricostruzione con Vincenzo Rivera, ma anche l'ottimo Di Giosia ha fatto del proprio meglio. Proprio ieri ho decretato quell'incremento di costi che si rendeva necessario per sviluppare questo lavoro così importante, importante in sé per significato dello stabile, ma anche perché sarà una destinazione assolutamente necessaria per la comunità di Teramo, perché gli hospice sono, ahimè, uno dei servizi più richiesti proprio per gestire al meglio la fase terminale di chi purtroppo si trova in condizioni di estrema difficoltà. Quindi è una bella pagina perché partiranno i lavori e le risorse finalmente sono sufficienti perché l'inflazione aveva reso importante questa addizione. Abbiamo anche avviato un'interlocuzione con il cosiddetto GSE, ovvero l'agenzia che genera un contributo ulteriore se l'opera viene realizzata nel rispetto dell'efficientamento energetico. Quindi, insomma, le suorine dell'ex Ravasco potranno essere contente da dove ci guardano perché stiamo facendo per intero il nostro dovere. L'edificio ospiterà un centro residenziale di cure palliative per l'assistenza ai malati terminali. Al termine dell'intervento, lo stabile disporrà di 8 camere di degenza, di cui 6 singole e 2 doppie, per un totale di 10 posti letto. Giusy, ovviamente adesso l'obiettivo è quello di accelerare il prima possibile l'inizio dei lavori. Noi siamo già pronti, domani, in settimana prossima inizierà già la gara d'appalto per questo lavoro e come inizieremo lo anticipo, affideremo a breve anche l'incarico per la ristrutturazione della casa riposo Campanini di Sant'Omero di 10 milioni di euro. Stiamo per dare una gara europea per l'affidamento della progettazione, oramai tutto l'iter è completo anche lì e anche quello sarà un recupero importante voluto fortemente dalla Regione, dal Presidente Marsilio, insieme all'USR, insieme al Commissario per la ricostruzione. Ridaremo anche lì a Sant'Omero un'importante struttura, come diceva prima il Commissario, faremo interventi anche su Montorio Alvomano, su Isola del Gran Sasso, anche su Teramo, altri due interventi su Teramo che sono importanti per ridare alla città un patrimonio in stato di abbandono, ecco.